Rossa Nera, amiche amici del Marietto, buon martedì 11 di maggio a tutti e bentornato e bentornata qui sul canale di un vero milanista, il tuo Marietto. Grazie di cuore, chiaramente, a tutti, non solo gli iscritti al canale, ma anche agli abbonati al canale. Grazie di cuore perché finalmente avete capito che, a parte essere un vero youtuber milanista, dove qua non ci sono lanci di piatti, lanci e rotture di magazzini e compagnia bella, uno con cui potete ragionare, scherzare, non solo in questi video, anche nelle live, come ormai tutti siete abituati. Anzi, io vi ringrazio anche per la live di ieri sera, per essere stati presenti in massa anche ieri come l'altra sera, ma stasera si ripete, ragazzi. Quindi io vi lascio proprio in sospeso certi argomenti che tratteremo subito dopo la partita Napoli-Udinese, quindi vi farò godere per chi vuole vedere la partita e poi questo match, e poi dopo alle 22:45 ci faremo una mezz'oretta, 40 minuti di live per la terza giornata di Milano. Ricordatevi che abbiamo cominciato col Benevento, la prima giornata di Milano, delle 5 giornate di Milano storiche, vi ricordate la storia di Milano, la prima col Benevento andata, la seconda con la Juventus è andata, adesso c'è il Torino e poi manca Cagliari e Atalanta. Però questa settimana potrebbe essere davvero fondamentale se c'è un accrocchio tra vari risultati che chissà potrebbero già prima di domenica, non voglio neanche dire la parola, però già ci siamo capiti, dai. Allora, oggi innanzitutto un bel pollicione all'insù per chi ancora non l'ha fatto, non scherziamo, perché qui deve subire l'adrenalina e l'algoritmo di YouTube, così come iscrizione al canale con campanella attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video. E poi, chiaramente, grazie a chi si sta abbonando al canale per sostenere il mio costante lavoro quotidiano con il Marietto Milanista, per farlo diventare un giorno un canale, un web TV per tifosi rossoneri, per veri tifosi rossoneri. Però ho bisogno del vostro appoggio, e l'unico modo per come si può conseguir, come si dice qua in Spagna, per come si può arrivare a raggiungere questo obiettivo è una vostra donazione per PayPal, per il mio conto corrente bancario, piuttosto che negli abbonamenti che avete qui in basso, che non sono né da un euro al mese fino a 25. In questo modo sostenete anche il lavoro di un grande vostro caro amico e sostenitore milanista, che ogni giorno è qua, non solo per me, ma soprattutto per voi, per far sì che questa vibra, questa tribù continui a crescere. Quindi mi raccomando, anche chi mi segue sugli altri social, Facebook, Telegram, che continuino a crescere anche queste comunità. Tutti i link sono in basso in descrizione. Aspettate la fine del video perché ci saranno i super pronostici anche di questa settimana, che per chi mi segue già sa che c'è il buon 80-90% di vittoria. Detto questo, live stasera, mi raccomando, 22:45. Perché mi sono messo oggi occhiali? Perché oggi mi sono messo la giacca, cioè in modo un po' così sportivo? Perché oggi il signor Gigi Buffon saluta la Juventus, dà per la seconda volta l'addio alla squadra sabauda e non si sa se continuerà a giocare. Lui dice che ha due opportunità, una un eventuale altro club, che bisogna vedere qual è, e un'altra esperienza di vita, che anche lì si vedrà. In ogni caso, io da sportivo, a differenza sua, che ha avuto non un sacco di immondizia, ma un sacco proprio di merda dopo quel Milan-Juve di Muntari, in ogni caso, da uomo, da essere umano, ti auguro buona fortuna e in bocca al lupo per ogni tuo progetto. Questo è essere un signor milanista. A differenza di voi, noi abbiamo stile. Detto questo, la maglia, ragazzi, sta maglia del Milan non mi vibra, non lo so voi, sta nuova maglia, avete visto, è stata presentata con Ibrahimovic, la Valentina Giacinti, Çalhanoğlu, e mancava lui. Chi è che mancava secondo voi? Ebbene sì, mancava proprio Gianluigi Donnarumma. E questo è passato non inosservato, no, per niente. Allora, dunque, sarà la squadra di Maurizio Ganz, il Milan femminile, che il 15 di maggio, cioè questo sabato,
sarà la prima delle squadre del AC Milan a presentare la nuova casacca rossonera 2021-2022. La differenza sta nello sponsor, loro hanno il banco BPCM, a differenza del Milan maschile che c'è e continua a esserci. Fly Emirates Better, ok? Dunque, è stata presentata giusto 20 anni dopo quel famoso 11 maggio 2001 e quella data non la scorda più nessuno e soprattutto l'azzurro nero perché quel derby l'abbiamo vinto 6-0. Poveri Pirla, vi conosciamo, voi che credete di essere gli ultras di Milano e state muti, cariche zero, più che una curva voi sembrate un cimitero. E Inter merda, Inter merda, e Inter merda, Inter merda. Beh, non mi può non uscire la mia parte più da tifoso. Comunque quella data, visto che io ero là presente, quel famoso 6-0 del Milan, era quell'11 maggio 2001, dopo 20 anni esatti è stata proposta la nuova maglietta, tecnologicamente avanzata, ma stilisticamente per me è una schifezza. Ma che cazzo mi rappresenta una banda larga nera in mezzo? Le uniche sono le bande rosse, poi una più stretta, un'altra più strettina, sta roba qua di lato, solo rosso le maniche. Ragazzi, ditemi voi, ma a me sinceramente non piace proprio. Se non fosse per i colori che io amo, quindi una volta che entrerà in campo me ne frega poi quello, però sinceramente, dai, io ve l'ho già detto in altri video, sono per la tradizione. Righe, strisce, strette, rosso-nere, come storicamente è, come è nato il Milan, dal Milan Football Cricket, quando nacque con Herbert Kilpin, o come l'epoca sacchiana, dove erano un po' più larghe, però si erano quelle strisce rosso-nere. A me tutte ste grandi opere così che fanno si nuovi designer non mi piacciono, ve lo dico sinceramente. In ogni caso si vede la presenza di Çalhanoğlu in queste maglie, a parte Ibra, a parte la Giacinti della squadra femminile. Quindi può darsi che sia anche un segnale per quanto riguarda Çala, che probabilmente rimane. Però, ripeto, non si è visto lui. E questo dovrebbe dar da pensare. O no? Ne parleremo anche stasera in live. Detto questo, ci saranno due cambi di formazione. Poi, sulla conferenza di oggi di Pioli e quello che potrà essere il Milan reale per domani, ne parleremo stasera in live. Però, in ogni caso, sembra che ci siano un 2-3 cambi di formazione secondo notizie che vengono fornite da Sport Mediaset. Già sappiamo che non ci sarà Ibra e probabilmente avrà finito già il campionato, se non addirittura gli europei, e Alexis Selemekers perché è squalificato e quindi dovrebbero giocare al suo posto. Già più o meno è delineata la formazione, comunque Rebic e purtroppo Samu Castiglieco. Tra l'altro è possibile anche il rientro di Alessio Romagnoli in difesa al posto di Chiaer per fargli tirare un po' il fiato. Vedremo, in ogni caso ne parleremo. Dunque, il nuovo Shevchenko lo abbiamo già in Italia e si chiama Dusan Vlahovic. Ormai con i suoi 21 gol alla Fiorentina è uno dei bomber più rinomati in Italia, un bomber che io già dalla scorsa estate dicevo che andava benissimo bloccarlo subito e portarlo al Milan, anche perché già immaginavo che Zlatan Ibrahimovic non avrebbe retto un campionato intero, parliamoci chiaro. Allo stesso tempo l'arrivo di Mario Mandzukic è stato come una pugnalata proprio, non vi dico dove, però non ha funzionato e 99% non verrà riconfermato. In ogni caso sono 60 i milioni che vuole commesso adesso per il Milan, e non solo per il Milan, è una botta al cuore perché è veramente una cifra che difficilmente qualunque squadra può sborsare. Però l'attenuante è che andrà in scadenza l'anno prossimo e questo per il Milan è un buon segnale, anche perché potrebbe spingere Vlahovic a valutare il fatto di giocare la Champions League, di giocare al lato di Ibrahimovic, e quindi si punterà molto sulla volontà del giocatore attaccante serbo. Io lo voglio,
Io Vlahovic lo voglio, però ho detto anche ieri in live che non solo un attaccante, visto che comunque Ibra non darà continuità, già si sa, l'abbiamo visto anche quest'anno, non ha più di 2-3 partite di fila nelle gambe, è normale, 40 anni, lui è più una presenza in questo momento, ci vuole un altro attaccante, a parte Vlahovic. E io è lì che avevo proposto uno sferzare, un attacco verso anche Scamacca o Edward del Celtic o Malen del PSV. Ci sono comunque giocatori che potrebbero rientrare anche per prezzo in una operazione in cui il Milan si troverebbe sì con tre attaccanti, di cui uno che è un e mezzo, si può dire un mezzo che è Ibra perché sarà a mezzo servizio, e poi due che potrebbero finalmente portare il Milan, che è un po' il mio sogno, giocare sempre a due punte, che quello è il modulo che qualunque squadra che voglia vincere qualcosa debba avere due punte davanti. Quindi fatemi sapere anche cosa ne pensate di tutto ciò. Ah, dimenticavo, un saluto a tutti i cari amici della Salernitana, che ce n'è qualcuno che mi segue. Complimenti per il ritorno in Serie A. Adesso vediamo come andrà la storia di Lotito, perché dovrà vendere chiaramente per un discorso di interessi, non può avere due squadre nella stessa serie, quindi o abbandoni la Lazio o abbandoni la Salernitana. Abbandona la Lazio non penso proprio, e quindi vedremo cosa succede con la Salernitana. Intanto in bocca al lupo e complimenti per il ritorno in Serie A dopo 22 anni, così come anche un saluto e un benvenuto, un bentornato all'Empoli nella massima serie. Dunque, passiamo a questi pronostici, come detto, di questa settimana di calcio infrasettimanale, questo turno infrasettimanale. Iniziamo subito dalle partite di fondo. Allora, io inizierei da un Cagliari-Fiorentina, Cagliari-Fiorentina 1x. Il Cagliari ha bisogno di vincere, la Fiorentina ormai è più un 1 che un x, secondo me. La Fiorentina ormai è già salva, quindi farà delle partite ormai leggere, sarà mentalmente più leggera. Ormai sappiamo che si trova a 7 punti dalla terz'ultima, e con il discorso di scontri diretti che ci sono, 90% è già salva. Non credo che anche un punto se dovesse andare a Cagliari, però il Cagliari ha bisogno di una vittoria, quindi 1x. L'altra partita da tenere ben sott'occhio è Sampdoria-Spezia, secondo me x2. Lo Spezia ha bisogno di punti, secondo me non sarà una partita spettacolare con la Samp, sarà una partita molto contratta, però un punto allo Spezia gli potrebbe anche andare bene. Quindi per me x2, perché l'altra rivale, il Benevento, andrà a Bergamo, e a Bergamo sarà, secondo me, una valanga di gol. E la valanga di gol, a mio avviso, sarà un +2,5. Quindi ci saranno almeno 3 gol in Atalanta-Benevento. Dopodiché c'è l'altra partita, Bologna-Genoa, che è un'altra partita salvezza soprattutto per il Genoa. In questo caso io vi do due opzioni, x2 e +1,5. Scegliete voi, qua scegliete voi a vostro sentire. Io penso che è più un x, una partita da x, che addirittura possa terminare anche su un 1-1, il Bologna tanto ormai è già praticamente salvo, il Genoa ha 36 punti, però con un punto è quasi praticamente matematicamente salva, anche perché, ripeto, se il Benevento perde a Bergamo si troverebbe già a 6 punti a 2 partite alla fine, è già praticamente fatta. Poi, altre partite, Crotone-Verona, una partita che non avrà tanto, secondo me, tanta enfasi, però io ho voluto mettere un 1-2, una partita che secondo me può vincere l'una e l'altra, tanto non hanno niente da perdere, sarà una partita molto leggera, magari ci saranno anche diversi gol, Crotone è già in Serie B, il Verona è già salvo, quindi per me è una partita 1-2 che se la giocheranno, sarà come quelle amichevoli estive, se la giocheranno, però non credo che uscirà un X, poi sai com'è il calcio. Dopodiché andiamo avanti, Lazio-Parma, e questo sarebbe un 1 secco, qua scegliete tra voi uno secco, e poi ho messo +1,5, anche perché manca Milinkovic-Savic, quindi secondo me la Lazio vince, ma almeno ci saranno 2 gol in questa partita, quindi può darsi che vinca anche 3-0, 2-0, 3-0, quello che è, o
2-1, 3-1, 3-1. Io, secondo me è una partita dove non ci sarà una goleada, però vincerà nettamente la Lazio. Però se volete un 1 o un più 1 e mezzo. Dopodiché passerei alle partite un po' più di alta quota e passiamo a Sassuolo-Juve. Sassuolo-Juve io direi gol. Non voglio dare un risultato esatto, però secondo me è gol. Quindi tutte e due le squadre, a mio avviso, segneranno. Punto. Non dico nient'altro. Il Sassuolo se la può ancora giocare per entrare in Conference League, anche perché l'altra partita è Inter-Roma e Inter-Roma io metto un più 1,5 gol, quindi over più 1,5 ci devono essere almeno due gol. Una partita che sulla carta l'Inter, come ha fatto con la Sampdoria, dovrebbe stracciare, però la Roma, chi lo dice, ha vinto anche 5-0 sull'ultima col Crotone. Non è detto che possa finire anche in un pareggio, quindi che anche la Roma probabilmente gli andrebbe bene, sempre per un discorso conference e sempre che la Roma voglia andare in conference con l'arrivo di Mourinho e magari lasciar perdere. In ogni caso, più 1,5. Dopodiché c'è stasera gioca Napoli-Udinese. Napoli-Udinese è una partita da 1x, tirando più sull'1, oppure potete scegliere anche più 1,5 gol. Sicuramente ci saranno almeno due gol in questa partita, a mio avviso. E quindi una partita che sulla carta è liscia per il Napoli, anche perché l'Udinese ormai è praticamente salvo. E per concludere, Torino-Milan. Torino-Milan, io come sempre dico un più 0,5, almeno un gol il Milan lo fa. Evito di dare come sempre il mio pronostico finale, per quanto voi già sappiate che normalmente che cosa vogliamo noi milanisti? Che perde? No. E allora, che vince? Pensate che se dovessimo vincere domani e la Juve, perde contro il Sassuolo, praticamente, non dico che è fatta, ma quasi. Anche se la Lazio poi vincesse contro il Parma, poi per discorsi anche di scontri che ci sarebbe, c'è ancora il derby Roma-Lazio la prossima settimana, io penso che già potremmo festeggiare la Champions League. Anche perché se il Cagliari, appunto, dovesse vincere con la Fiorentina, il Benevento perde a Bergamo, è quasi praticamente, se non quasi il 90% salvo, quindi non credo che venga a Milano con il coltello tra i denti, sarebbe molto più rilassato. Quindi speriamo che questi incroci di risultati portino benessere al nostro Milan. Detto questo, continueremo nella live delle 22:45, 23, dipende quando finirà la partita il Napoli, noi ci vediamo più tardi, mi raccomando, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, like, iscrizione al canale con campanella attiva e seguite il vostro Marietto Milanista, che più tardi sarà ancora qui con voi. Ciao!